Ciao a tutti, oggi sono qua per fare assieme a voi un nuovo Get Ready With Me perché l'altro giorno ho pubblicato su Instagram una foto del mio trucco e in tanti mi avete chiesto di riproporlo in uno di questi video perché evidentemente vi aveva incuriositi. Comunque se non mi seguite ancora su Instagram mi trovate come cbstheway. Ho deciso di fare questo Get Ready With Me perché volevo parlarvi di un argomento abbastanza tosto e non mi andava di parlarne ferma, seduta, non fare niente, un po' per non rattristarmi troppo, un po' perché magari poteva essere poco, non interessante, però troppo deprimente, diciamo, perché oggi parleremo di lutto, quindi non è un argomento facile, non mi sento sempre troppo a mio agio a parlarne, soprattutto se non sto facendo nient'altro, quindi serve un po' anche a me per distrarmi. Per prima cosa mi leggo un attimo i capelli perché fa decisamente troppo caldo, in questi giorni è arrivato un caldo allucinante tutto all'improvviso, e vado a mettermi il primer sugli occhi. Come vi dicevo, oggi parleremo di lutto perché io nell'ultimo anno e mezzo ho perso il mio gatto, Chris, uno dei miei gatti, e i miei nonni ungheresi, tutti e due. Quindi diciamo che non è un periodo per nulla facile, e anche perché per me comunque significavano tantissimo e io adesso non ho più parenti stretti in Ungheria, sento di non avere più alcun legame con quel paese, non ho più nessuno con cui parlare ungherese e faccio molta fatica a leggere libri di autori ungheresi ultimamente proprio per questo motivo qua, e non è facile, ho una sorta di blocco. Per quanto riguarda gli ombretti, non ho utilizzato una sola palette ma diversi colori da diverse palette. In particolare ho utilizzato queste tre palette, ho preso un solo colore se non sbaglio dalla Norwina, un solo colore dalla Soul Blooming e un paio di colori invece dalla palettina di Huda sui toni del blu. I colori che ho scelto comunque da queste due palette penso che si possano trovare in qualsiasi palette basica, perché dalla Norwina vado infatti a prendere Volatile, questo marrone molto freddo, che per me è perfetto nella piega dell'occhio, e poi nella parte finale, andando a sfumare fino a quasi metà occhio, andrò a prendere Caravaggio, sì, questo marrone scuro da Soul Blooming. Quindi vedete, sono due marroni che volendo si possono trovare anche in altre palette. Quindi come vi dicevo, vado a stendere prima il marroncino freddo più chiaro nella piega e un po' verso la fine, e poi vado a scurire con il marrone più scuro. Come vi dicevo, non è un momento molto facile per me e la mia famiglia, ho perso anche uno dei miei gatti da poco, diciamo, quindi non è stato facile per niente, anche perché era il mio primo vero gatto e se n'è andato in una maniera terribile. Io adesso non voglio ovviamente entrare nei particolari perché è ancora molto doloroso per me, però l'ho visto veramente consumarsi e andarsene poco alla volta. Sono stata da diversi veterinari, ho fatto diverse cose, ma non è servito e ha fatto molto male vederlo andare via poco alla volta così e vederlo consumare senza poter fare nulla. Comunque, e perché voglio parlare? Cioè non voglio parlare essenzialmente di me, di quello che mi è successo, dei miei problemi, ma in tanti comunque in questi mesi avete notato che ero un po' più triste, un po' più diversa, e quindi niente. Il fatto è che è successo questo. Io sto affrontando il tutto adesso con un po' più di serenità. Ovviamente quando sono successe le cose non ero molto stabile. Non mi volevo sentire dire capisco come ti senti. Non volevo consigli essenzialmente, perché da una parte penso che tutti, prima o poi purtroppo, capiteremo in una situazione del genere in cui perderemo un familiare, una persona a cui vogliamo tanto bene, il nostro animale che comunque fa parte della famiglia per quanto mi riguarda. Quindi sì, da una parte è vero, tutti proviamo dolore, lo esprimiamo però in maniera diversa
ed è una cosa che va rispettata. Una cosa che non sopporto, sinceramente, è il dire capisco come ti senti, so benissimo, dovresti fare questo, dovresti fare quello. Allora, ok, puoi capirmi. Intanto prendo un pennello piatto per prendere il colore più scuro. Ci sta che puoi capire una situazione, ma puoi capirla se io te ne parlo, se io ti spiego come mi sento. Finché io non ti dico come mi sento, quello che sto provando, difficilmente penso che tu possa capire. E spesso non si ha la volontà di ascoltare, ma semplicemente dare un giudizio, dare dei pareri, dei consigli essenzialmente non richiesti. Per come sono fatta io, questa cosa non funziona, nel senso che mi fa rabbia. Io reagisco molto spesso con rabbia nei momenti in cui sto male e provo dolore perché la trovo una cosa ingiusta alla mia età perdere i miei nonni, i miei unici nonni ungheresi, i miei unici parenti stretti in Ungheria. La trovo una cosa brutta da affrontare. Io adesso sento di aver perso veramente una parte molto importante di me, oltre al fatto che volevo un bene infinito ai miei nonni, mia nonna in particolare era la mia seconda mamma. Proprio avevamo un rapporto molto molto speciale. E quindi per me è difficile e molte volte parlo ancora di lei al presente perché non ci credo che non c'è più mia nonna. Vabbè, comunque, e quello che provo io in questo momento sento che sia una cosa comprensibile dalle persone, ma fino a un certo punto, perché non tutti hanno comunque avuto come esperienza l'avere parte della propria famiglia all'estero, non poterla vedere tutti i giorni, parlare un'altra lingua. Io purtroppo non ho mai studiato l'ungherese, l'ho sempre solo sentito e praticato, diciamo, con i miei nonni e erano gli unici con cui parlavo ungherese. Adesso non ho più nessuno con cui parlare ungherese e per me è un dolore atroce, cioè si sta sviluppando in me un po' una sorta di rigetto, di trauma, non so come chiamarlo, nel senso che faccio molta fatica adesso, cioè le volte in cui sono stata adesso per il funerale di mia nonna in Ungheria, facevo molta fatica a parlare con qualcuno. Comunque, quello che penso io è che ogni persona è diversa e reagisce al dolore e al lutto in maniera differente. Il primo passo per stare vicino ad una persona che si trova in un momento difficile, che sta affrontando appunto, ad esempio, un lutto in famiglia, secondo me il primo passo è ascoltare, non necessariamente dare consigli, perché spesso si ricade in quelle frasi fatte che a me fanno rabbia, a me giunti a questo punto. Visto quello che sto passando, mi fanno rabbia perché per come sono fatta io preferisco che allora uno sia zitto, cioè preferisco maggiormente una persona che mi ascolta, ma mi ascolta veramente e cerca veramente di capire quello che sto dicendo. Non chiedo una risposta, una soluzione al problema perché soluzioni non ce ne sono, cioè quando uno è morto, no? La cosa che si può fare però è cercare di metabolizzare e di trasformare questa energia, questo senso di tristezza, di dolore in qualcos'altro. Perché alla fine cioè, tutti dobbiamo passare per questo step, la morte di una persona che conosciamo o di un nostro familiare. Non possiamo però perdere di vista le altre persone che sono rimaste, non possiamo perdere di vista la nostra vita solo perché una persona, per quanto bene le vogliamo, eccetera, eccetera, non c'è più, la nostra vita purtroppo non si può fermare. È una cosa un po' anche egoista da fare, non curarsi più invece di chi c'è in questo momento e soprattutto di noi stessi, perché spesso ci si trascura, non si mangia male. In alcuni casi si arriva anche magari a farsi, tra virgolette, del male, perché ci si sente in colpa di essere ancora qua, quando la persona a cui vogliamo bene non c'è più. È difficile. E è difficile, non c'è un solo modo per trasformare comunque questo sentimento
in qualcosa di più costruttivo. Quello che ho fatto io in questi mesi è stato cercare appunto di leggere e leggere esperienze simili ma diverse dalla mia, soprattutto di persone abbastanza diverse da me, proprio per capire la complessità, capire come altre persone reagiscono a questo sentimento. Direi che bene o male ci sono, con la sfumatura, perdonate se c'è una luce un po' così, ma oggi veramente non ne va una dritta. Comunque a questo punto vado a prendere la palettina blu di Huda e prendo questo colore che è tipo un verde acqua matte e lo vado a applicare con un pennellino piccolo di precisione soltanto all'attaccatura delle ciglia, tipo da metà occhio verso la fine. Soltanto qua, come se fosse una riga spessa di eyeliner. Quindi prelevo il prodotto e lo vado a tamponare semplicemente così e faccio diversi strati affinché insomma diventi un po' più evidente. Magari ne prendo poco alla volta e lo stratifico. Adesso il blu per quest'estate ho visto che sta andando un sacco, quindi sono molto contenta di aver ceduto a questa palettina perché la sto sfruttando tantissimo. Anche se da sola è limitante perché ha soltanto blu e ha tipo soltanto due o tre colori matte, quindi a meno che non vogliate sempre truccarvi solo esclusivamente di blu è un po' limitante, però vedete già col marrone, con il rosa, col viola, con altre cose si fanno, cioè diventa un po' più carina, insomma, riuscite a fare più cose. Quindi quello che ho fatto io, dicevo, è leggere. Leggere, se vi piacciono i film, magari potete trovarvi qualche film sull'argomento. Io ho trovato diversi fumetti molto molto belli. Uno ad esempio che ho letto, che lancia comunque un bel messaggio di speranza, è Soul Guide di Golo Zhao. Ho letto poi Gridare amore dal centro del mondo, molto molto bello anche quello, fa delle riflessioni stupende secondo me sulla morte. E lo so che magari alla nostra età leggere, parlare di morte può sembrare deprimente, però è una cosa, cioè, ci passiamo tutti, ci passeremo tutti e quindi più magari cerchiamo di renderci consapevoli, meglio secondo me è, perché ci rende più preparati poi ad affrontare. Un'altra cosa che ho fatto è stata riprendere in mano qualcosa che mi piacesse, che mi facesse svagare. Può essere benissimo un qualsiasi tipo di hobby. Nel mio caso è stato un po' la cucina. Ho ripreso a cucinare un sacco di cose diverse. E questo mi ha aiutato tantissimo a gestire soprattutto la tristezza, la solitudine, un po' l'ansia. E altro che ho fatto è stato parlarne, non necessariamente parlare di me, perché dovete sapere che sono una persona molto riservata. Adesso vado a prendere invece con il mignolo questo ombretto che in realtà sono tipo glitter pressati, quindi andranno un po' ovunque, non riuscirò a toglierli perché tanto è sempre così. Comunque li prendo direttamente col mignolo perché li trovo più scriventi e lo applico soltanto nella parte più interna dell'occhio. Comunque, parlare secondo me è la soluzione. Momento un attimo di precisione, penso che forse si riescono a vedere, forse no. È la chiave, parlarne. Se non vi sentite magari a vostro agio a parlarne con i vostri familiari, il vostro ragazzo, le vostre amiche, potete benissimo andare da uno specialista e parlarne. Cioè, secondo me bisogna parlarne. Ecco, mi è andato tutto sotto. Ho esagerato un po' di qua, però ecco, dà quel tocco un po' più luminoso e freddo. Penso che su di me vanno meglio i trucchi freddi, penso che si abbini anche meglio al blu. Adesso continuo un po' a sfumare, che secondo me è sempre l'arma vincente per ogni cosa. Sfumare, cercare di rendere meno delineato, creare meno stacco possibile fra i colori. Un'altra cosa che mi ha aiutata, che mi sta aiutando, è non avere fretta.
città, di stare subito bene, di fare subito tante cose, di in generale non avere fretta, non impormi nemmeno di fare delle cose e soprattutto di apparire felice. Felice o di fingere che le cose vadano bene, cercare di abbracciare completamente comunque questa sensazione, che non vuol dire autocommiserarsi, fare la vittima, eccetera, eccetera, ma cercare di comprendere a fondo e cercare di conoscersi meglio. Secondo me sono momenti della vita difficili che però se sfruttati in un certo senso ti permettono veramente di conoscerti meglio. E siccome noi saremo veramente gli unici a rimanere con noi stessi sempre, per sempre, qualsiasi cosa accada, è secondo me molto importante conoscersi. Molti danno per scontato questa cosa, secondo me dicono, però io sono io, quindi cioè, è ovvio che mi conosco. Non ne sono molto sicura in realtà. Cioè, questi momenti sono difficili e ci mettono a dura prova, quindi sono un'occasione veramente per conoscerci meglio e capire bene a fondo chi siamo, come reagiamo, che cosa possiamo fare per migliorare, per stare bene e quali sono le cose veramente importanti nella nostra vita. Allora, vado a mettere prima il correttore, vado a mettere un po' di questo di Nabla Light Peach. Soltanto una puntina all'interno e poi vado invece con l'Ultra HD di Make Up Forever, che è un po' più illuminante. Il profumo di questo correttore è divino, mi piace veramente tantissimo. Ne basta però poco, anche perché tende un po' a seccare, quindi se avete il contorno occhi particolarmente segnato o secco, non fa per voi, secondo me. Questo rimane un po' più idratante, c'è scritto che si autosetta, ma in realtà non si autosetta, quindi. Quindi niente, in sostanza, bene o male, sono queste le cose che io sto facendo per ritrovare un po' l'equilibrio, che ovviamente non sarà più l'equilibrio di prima, perché prima magari parlavo spesso con mia nonna, ci chiamavamo tipo su FaceTime. E l'andavamo a trovare non spessissimo purtroppo perché non abbiamo l'opportunità, però quando potevamo andavamo. Adesso è chiaro che le cose saranno diverse, però quello che spero io è di trovare pian piano un equilibrio che mi faccia star bene, soprattutto col fatto delle mie origini, perché in questo momento mi sento veramente molto molto persa. Metto subito un velo di ciglia prima del fondotinta perché ho paura che mi vada tutto già nelle pieghe. L'applico sempre con la spugnettina e la ciglia che uso io è la Peach Perfect di Too Faced. Molte volte mi sento poi in colpa a parlare di come mi sento con le altre persone, perché capisco che non tutti vogliono parlare di cose tristi, però secondo me non è giusto non parlarne, quindi per questo secondo me se non ve la sentite, se non vi sentite a vostro agio a parlarne magari in famiglia, con gli amici, col moroso, non dovete rinunciare a parlarne, perché è uno step secondo me molto importante. Adesso vado a mettere il fondotinta di Nabla, a me piace tantissimo questo fondotinta, abbastanza leggero, però mi piace come sta sulla mia pelle. E poi metto soltanto due goccine del Nude Air di Dior, che è leggermente più scuro, proprio perché voglio una base un po' più leggera. Che strano vedermi così, perché di solito non lo metto il fondotinta. Però da quando questo qua di Nabla mi piace, perché mi vedo la pelle più bella. Quindi chi è che non vorrebbe una pelle più bella? Non so se si riesce a capire, ma io mi vedo già la pelle molto molto più bella. Vabbè, e quindi quando qualcuno magari in buona fede mi dice ti capisco, anche se io so che non è vero, però molte persone lo fanno in buona fede perché cercano un contatto con te, cercano comunque di empatizzare, di farti sentire meno solo. E per quanto spesso le parole pronunciate in queste occasioni siano veramente vuote e frasi fatte,
tanto tampono un po' l'eccesso con la spugnetta. Cerchiamo di non vedere sempre il male negli altri, è una cosa su cui ho dovuto lavorare molto, perché sono spesso molto sospettosa. A volte tendiamo a pensare di essere non speciali, però soli nel nostro dolore, ed è una cosa che magari ci dà a volte anche una certa forza, no? Solo io posso capire quello che mi sta succedendo, solo io so che cosa ho passato, tu non puoi capire. Cioè, è una cosa che da una parte, secondo me, ci aiuta come protezione verso gli altri e verso noi stessi, però bisogna anche cercare di capire che le persone accanto a noi, in un modo o nell'altro, spesso vogliono starci vicini, quindi dobbiamo dare l'opportunità a queste persone di venirci effettivamente incontro e di non partire sempre prevenuti o appunto arrabbiati. Magari fate passare un po' più di tempo, però almeno io ho dovuto lavorare abbastanza su questo. Su non essere necessariamente aggressiva con gli altri nel momento in cui cercavano di manifestarmi comunque supporto, appoggio, nonostante io credessi e sono ancora convinta ad oggi che quello che sto sentendo io difficilmente le persone che mi sono attorno lo possono capire, proprio perché non hanno metà della loro famiglia, non ho più metà della mia famiglia all'estero, però avete capito. Quindi è una situazione particolare che secondo me non tutti possono capire. Però, nonostante questo, non devo sempre essere super critica e pretendere sempre troppo dalle altre persone, perché da una parte io penso di essere una persona, intanto, vabbè, riprendo Volatile, il marrone più chiaro, freddo, e lo applico sotto fino a circa metà occhio, e poi invece dall'angolo interno verso metà riprendo l'azzurro che ho applicato sopra. Dicevo che molte volte, non dico che sono aggressiva, però io lo so che alcune persone non mi stanno a sentire come magari io starei a sentire loro. E non è presunzione, cioè molte volte è un dato di fatto. Cioè mi sento proprio spesso un'amica di serie B per alcune persone che io invece tratto come le persone più importanti e preziose nella mia vita, veramente faccio di tutto, a volte passo delle giornate a non fare altro che cercare di ascoltarle, tirarle su e cercare di capire come fare per farle stare bene, per farle stare meglio, per farle essere felici, perché io voglio che le persone a cui voglio bene siano felici. Poi nel momento in cui magari a me capita qualcosa di brutto, sento che non ho l'appoggio che vorrei ricevere. E questo spesso sì mi porta ad essere triste e arrabbiata, soprattutto con me stessa prima che con le altre persone, perché dico, ecco, non dovevo investire magari tanto in un'amicizia che non mi sta portando appoggio e affetto. Oppure al contrario dico, ecco, sono una persona talmente orribile che nessuno mi vuole bene, che nel momento in cui ho bisogno non c'è nessuno per me. E nel momento in cui si affronta ad esempio il lutto, queste cose si acutizzano, almeno a me è successo così. Quindi io da parte mia sto cercando di non prendere sempre tutto troppo sul personale, nonostante le mie convinzioni su alcuni argomenti. Devo cercare di essere un po' più paziente e tollerante, come dicevo prima, non pretendere che tutto arrivi subito. Intanto non mi devo dimenticare di mettere il mascara, perché me lo stavo già dimenticando, me lo tiro fuori che è così, perché già una volta è successo che mi sono truccata strabene, esco di casa, arrivo al posto e ho avuto un flash, oddio non ho messo il mascara. Vado a mettere prima il primer di Lancome, si chiama Seals Booster XL, e poi il mascara di Nabla, che sto utilizzando da poco meno di un mese, ma non mi sta piacendo. Secondo me bisogna proprio impegnarsi a fare le ciglia brutte. Adesso c'è da dire che io quest'occhio, le ciglia non sono proprio al top ultimamente, perché ho avuto ormai un mesetto e mezzo fa un'infezione, e quindi molte ciglia mi sono cadute e vedo che fanno un po' fatica a riprendersi, quindi sicuramente
questo non aiuta, ma nell'altro occhio le ciglia normali e me le fa comunque brutte quel mascara. Vado a mettere un po' di bronzer, io uso Bama Mama, che è... ha visto giorni migliori sicuramente questo bronzer, però mi piace molto perché si sfuma molto molto bene e secondo me dà un colore anche abbastanza naturale di abbronzatura. Non è troppo caldo. Non è particolarmente freddo, ok, però è abbastanza neutro secondo me. Comunque io intanto mi sono persa nei miei pensieri, quello che volevo dire è che secondo me una cosa importante è essere anche un po' più pazienti con gli altri, perché magari vogliono starci vicino, ma non sanno come, e finché non ne parliamo, cioè se non siamo pronti a parlarne va benissimo. Come dicevo, non bisogna avere fretta. Però poi è importante parlarne anche per questo, perché in questo modo le persone che avete vicino potranno aiutarvi. Poi, se vedete che non ottenete gli effetti sperati, come è capitato ad esempio a me, pazienza, cioè non potete prendervela con gli altri. Non potete obbligare nessuno a volervi bene, a starvi accanto, ad aiutarvi. Quindi bisogna lavorare forse un po' di più su se stessi, perché quando si sta bene con se stessi poi si sta molto bene e meglio anche con gli altri. Però in ogni caso, secondo me la strada vincente è parlarne. Se avete un problema con qualcuno, non vi sentite apprezzati abbastanza, parlatene. E come vedete non è un brutto mascara, semplicemente credo che non sia il mascara per me perché non mi fa le ciglia belle che mi fa ad esempio Le Volume de Chanel. Ultimamente non uso il blush perché sono già abbastanza di mio, un po' più rosata, diciamo. Mamma mia, sembra un po' un fantasma. Dal vivo vi assicuro che non sono così tanto bianca qua. Non si nota questo stacco col resto del viso. Metto l'illuminante di Becca, Moonstone. E niente, quindi bene o male questa è la situazione che sto cercando di affrontare giorno dopo giorno in maniera molto tranquilla. Adesso sì, perché comunque è passato un po' più di tempo e il tempo, volendo o non volendo, aiuta sempre a gestire un po' meglio se stessi, i propri sbalzi d'umore, stati d'animo un po' in crisi. Metto il setting spray di Too Faced che io ho dovuto travasare in una boccettina vecchia di acqua di vita di Lush perché l'applicatore che avevo di quel fixing spray non spruzzava e quindi visto che ho comunque del prodotto ho deciso di travasarlo. Dovrebbe essere un prime mattificante, dovrebbe essere tutto a posto. Io in realtà l'altro giorno avevo messo anche un rossetto, ma veramente poco poco. Magari ve lo faccio vedere, giusto se eravate curiosi. Ho messo poco poco di questo rossetto di Make Up For Ever, il numero 22, che su di me è praticamente come un correttore, cioè è veramente molto molto pallido. L'ho solo tamponato un po' per rendere un po' più neutre le mie labbra. Però non l'ho proprio applicato, l'ho tamponato un po' e basta. Essenzialmente questo è il trucco che avevo l'altro giorno. Abbastanza colorato sugli occhi. Lo trovo molto luminoso anche per una serata, magari adesso estiva. È comunque abbastanza neutro con un tocco proprio di colore. Se avete gli occhi, secondo me, poi castani, sta particolarmente bene. Poi mi piaceva molto il fatto di abbinarlo abbastanza bene a questa camicia, cioè i colori assomigliano tantissimo e niente, non so, mi piaceva particolarmente, ero praticamente soddisfatta del trucco l'altro giorno, quindi fatemi sapere se piace anche a voi, che cosa ne pensate. Io spero di avervi tenuto un po' compagnia, fatemi sapere anche che cosa ne pensate in merito all'argomento affrontare un lutto, soprattutto in
in famiglia. So che magari non sono entrata troppo nel profondo, ma capite anche che è una cosa successa abbastanza recentemente, non mi sento a mio agio a parlarne. Completamente. Ho cercato di focalizzarmi su come sto cercando di gestire le mie emozioni, il mio dolore e come sto cercando di affrontare questo momento perché in tanti me lo avevate chiesto, soprattutto su Instagram dove avevo messo comunque una foto di mia nonna e si era capito insomma che non c'era più. Quindi spero magari di, non dico avervi dato dei consigli perché, ripeto, magari in questo momento non volete sentirvi dare dei consigli, però spero magari di avervi fatto sentire meno soli, un po' più compresi e soprattutto magari di avervi fatto un po' riflettere su quelle che possono essere le vostre emozioni adesso e quelle che potrebbero essere le emozioni degli altri, quindi di essere un po' più attenti anche al fatto che tutti esprimiamo il nostro dolore, i nostri sentimenti in maniera diversa e che soprattutto le affrontiamo diversamente, quindi è giusto dare i propri spazi e il dialogo è secondo me fondamentale. Comunque niente, fatemi sapere quindi la vostra qua sotto nei commenti e io vi saluto. Ciao!